Biraghi dopo il grave infortunio di Dodò. Arriva un'altra battuta d'arresto per la Fiorentina. Con Cristiano Biraghi fuori per infortunio contro il Frosinone. Queste le sue condizioni dal Corriere dello Sport ieri sera. Biraghi è stato costretto ad uscire per infortunio e il capitano ha riportato un trauma contusivo alla caviglia sinistra. Oggi la Fiorentina sarà già al Viola Park per preparare la partita di lunedì sera contro Cagliari e il terzino sinistro verrà valutato meglio nella speranza di averlo nuovamente a disposizione prima possibile. Romagnoli in dubbio la presenza di Alessio Romagnoli, ex match player. In vista della sfida di sabato contro il Milan, il difensore della Lazio ha infatti riportato una frattura composta delle ossa nasali. Queste le sensazioni del messaggero. Il monitoraggio clinico del giocatore è iniziato già nel pomeriggio di ieri, visto che è stato l'unico dei titolari a non effettuare le prove tattiche. Ma nonostante lo spavento, in realtà potrà farlo. Giocherà con una maschera protettiva speciale se Sarri lo riterrà opportuno. Il difensore centrale proverà a tornare da grande ex a San Siro. Altrimenti toccherà a Patrick completare la coppia con Casale davanti a Provedel. Buongiorno Piastrella per il Torino. Con Alessandro Buongiorno fuori per infortunio ai flessori nella gara di mercoledì contro la Lazio. In attesa degli ultimi accertamenti. Queste le prime sensazioni sull'infortunio da Tutto Sport. Oggi verranno effettuati gli accertamenti strumentali che daranno maggiore chiarezza sui tempi di recupero. La sensazione, che suona già quasi come una certezza, è che Ivan Juric dovrà sicuramente fare a meno di lui per la partita di lunedì sera contro il Verona. Manca infatti poco al Toro dalla partita. Buongiorno non si rischierà, è ormai diventato un giocatore così importante da essere considerato insostituibile. Per questo tutti, dentro la società, sperano che possa farcela per il derby contro la Juventus del 7 ottobre. Il cui valore non ha certo bisogno di essere spiegato. Mignan, è giunto il momento che Mike Maignan torni in campo. Il portiere del Milan, infortunatosi nella gara contro il Newcastle, è pronto a tornare tra i pali contro la Lazio. Scrive la Gazzetta dello Sport. Maignan e la coscia sinistra stanno bene. Magic Mike ha superato subito il dolore al flessore che lo ha fermato durante la partita contro il Newcastle e Pioli avrebbe potuto utilizzarlo anche a Cagliari. Ha preferito non rischiare. Grazie anche all'ottimo impatto sportiello, la scelta si è rivelata azzeccata. Ma ora è tempo di restauro. Perché Maignan, un fuoriclasse tra i pali e un ottimo costruttore gioco da fondo campo tra Lazio e Dortmund. Il Milan avrà bisogno anche delle sue idee. KALULU rinviato il ritorno di Pierre Kalulu al Milan. Secondo quanto riportato da Milan News, il difensore francese rientrerà solo nella ripresa. Dopo le verifiche di queste ore, è stato deciso che Kalulu non proverà nemmeno a rientrare per l'ottava giornata.